Buongiorno e buonasera a tutti, bentornati sul mio canale, io sono Asbrald e siamo qui con un nuovo episodio di Forza Horizon 3, il 20° episodio esattamente. Siamo qui con la nostra Jaguar MK2, che è l'ultimo gioiello dimenticato che abbiamo trovato. Ce l'hanno messo a posto, bellissima, una classica delle corse. Non l'ho modificata, è completamente originale. Vabbè, dentro l'eleganza ovviamente delle auto inglesi anni 60. Comunque è tutta originale e oggi cosa andiamo a fare? Ovviamente con un gioiello dimenticato andiamo a trovare un gioiello dimenticato. Allora, questo è l'ultimo che nel 19° episodio ci hanno detto che c'era, però questo qui c'era già da prima, quindi ovviamente noi andiamo a trovare questo perché è spuntato fuori prima e testiamo un po' quest'auto. Beh, ovviamente non è velocissima, però per essere un'auto di quegli anni è veramente molto veloce. È un'auto, diciamo, sportiva, sì, di quegli anni, assolutamente sì. Ok, con la pioggia non va bene. Partiamo piano, partiamo piano, non roviniamola. Roviniamola, dai. Ci facciamo un viaggetto così. E sì, ci vediamo quando siamo arrivati a destinazione. Eccoci qua, che siamo arrivati nella zona del gioiello dimenticato. Adesso parcheggiamo. Ho avuto non pochi problemi a gestire quest'auto. Mi sono impantanato. Cioè, impantanato, di là c'erano praticamente i pannelli solari e io sono andato a distruggerli, ma la macchina non era così tanto potente, quindi praticamente si è incastrata nei pannelli solari. Vabbè, prendiamo il nostro drone e perlustriamo la zona del gioiello dimenticato e vediamo se riusciamo a trovarlo in un tempo relativamente buono, diciamo. Sì, dai, qua c'è, ci sono tante case, però almeno, allora, abbiamo trovato un'insegna, almeno non c'è tanta boscaglia. Ovviamente siamo nell'outback, quindi dove vediamo case e si vedono molto facilmente possiamo andare a controllare. Allora, io qua però non ho finito di controllare, perché sennò veramente facciamo la figura di quelli che non guardano tutto e poi non va bene. Poi magari è qua, giustamente. Ok, qua non c'è. Andiamo a vedere da questa parte. Ok, forse ci siamo, forse ci siamo. Dai che forse ci siamo. Ma anche no. Ma anche no. Questo sembrava una porta di un garage, invece nulla. Allora, deve essere per forza qui. Eccolo qui. Ecco il nostro gioiello dimenticato. Perfetto. Andiamo a recuperarlo con la nostra Jaguar. Vediamo un po' se ce l'ha segnato. No, ovviamente, perché giustamente ci dà un'altra cosa. Ok. Andiamo a prendercelo e vediamo di cosa si tratta. Però prima andrei a spaccare questa insegna, perché sono 5.000 punti esperienza e mai buttarli via. Intanto accumuliamo punti su punti. Frena. Dov'è? Eccolo qua, nascosto tra le frasche. Ecco, vedete, questa macchina basta che prende una piantina, un ostacolo così, rallenta. Vedete? Albero che si distrugge, però lei ne risente, purtroppo, poverina. È una vecchietta. Ecco, l'abbiamo distrutto. Benissimo. Allora, siamo giunti a destinazione. Vediamo di cosa si tratterà questa volta. Senta, io non sono arrivato in quel modo, però. Io sono arrivato in derapata, sennò
Cioè, diamo i meriti della guida Okay, prepotente. time to open her up. Mamma mia, che bella! Che bella! Bellissima! 69 La Dodge Charger Daytona! Daytona. Look at the size of that wing. This is a custom NASCAR racer. What's it Mamma doing all the mia! way out here? È una delle mie macchine preferite. La Charger del 69 Daytona. Che praticamente è completamente diversa dalla classica. I'll get the charger back to the shop. See if I can get it fixed up and maybe find out how it wandered so far from home in the first place. Allora, scoprire come si è finita così lontana da casa non ce ne importa niente. Vediamo se riesco a ripararla. Anche no, cioè, riparala. Perché noi la useremo assolutamente quell'auto. Bene, dai, abbiamo trovato un gioiello dimenticato che è veramente un gioiello. A me piace tantissimo. Poi quell'alettone dietro è una roba che poi serve, non è solo da tamarro. Perché comunque è un'auto da NASCAR. E io direi di terminare qui questo episodio. Abbiamo dedicato al gioiello dimenticato. Lo abbiamo trovato. Abbiamo un po' impolverato questa povera Jaguar degli anni 60. Ma comunque, ci vediamo in un prossimo episodio di Forza Horizon 3. E iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Lasciate un mi piace, lasciate un commento e condividete il video. Un saluto a tutti da Asbrald.